Siamo all'ingresso del CAST, il Centro Avanzato di Studi e Tecnologia dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara. Con noi c'è il rettore Liborio Stuppia, che è l'anima di questo centro di ricerca. Rettore, cosa accade in questo edificio, in questi laboratori? Ma questo è un centro che raccoglie l'eccellenza della ricerca del nostro Ateneo e che però negli ultimi anni ha cambiato la sua vocazione. Parte del CAST, esattamente il piano in cui ci troviamo, è passato da un'attività di ricerca di base a un'attività sanitaria, cioè si svolgono analisi di altissima specializzazione a favore dei cittadini. È stato il passaggio al trasferimento in sanità delle famose scienze omiche, la genomica, la metabolomica, la proteomica, eccetera, che poi ci ha permesso di sviluppare diversi protocolli, per cui adesso noi serviamo tutto l'Abruzzo per quanto riguarda gli screening neonatali e quasi tutto l'Abruzzo per quanto riguarda i test genetici, ma soprattutto è stata l'applicazione che ci ha permesso di creare il laboratorio Covid e far fronte all'emergenza attraverso il sequenziamento dei tamponi. Da qui è partita la caccia alle varianti del virus, giusto? Esattamente, cioè da questo piano dove ci troviamo, nei laboratori qui a fianco, abbiamo iniziato, lo ricordo come se fosse adesso, nel dicembre del 2020, la prima variante era la caccia alla variante inglese. Noi avevamo fortunatamente già prima una tecnologia molto avanzata e che ci ha permesso poi, insieme ai colleghi degli ZS di Teramo, di far sì che l'Abruzzo sia stata la regione più capace di identificare varianti in tutta Italia. Rettore, quanto è importante la ricerca per l'Università D'Annunzio? La ricerca è fondamentale. Allora, storicamente questa università ha sempre messo la ricerca al centro ed è tra l'altro una delle poche università italiane che finanzia direttamente la ricerca, cioè noi mettiamo tutti in condizione di fare ricerca. Poi però bisogna essere bravi e bisogna diventare attrattivi, cioè riuscire a trarre fondi o lavorando all'interno del sistema sanitario nazionale o con i progetti di ricerca. Qui si è scelto di entrare nel territorio, di mettersi al servizio di tutta la regione con delle tecnologie, come dicevo, molto avanzate, che permettono di fare diagnosi e permettono di far diventare questo centro un punto di riferimento non solo sull'Abruzzo ma anche dalle regioni limitrofe, perché vengono anche da fuori. Fare ricerca, cosa significa fare ricerca qui alla D'Annunzio? La D'Annunzio è un posto ideale per fare ricerca perché, come dicevo, è sempre stata incentivata. E vuol dire una sfida quotidiana. Far ricerca significa che devi svegliarti ogni mattina e c'hai un'idea. Questa è la grande differenza con gli altri lavori, il che ha di brutto il fatto che non ti fermi mai, di bello che non ti annoi mai. Quindi la ricerca si può fare anche perché questa università ha sempre investito molto in tecnologia. Noi qui abbiamo dei laboratori avanzatissimi che non potremmo avere se l'Ateneo non avesse creduto nella ricerca. Questo laboratorio rappresenta il fronte dell'Università D'Annunzio nella lotta contro il Covid. Da qui è partita la caccia alle varianti del virus. Siamo con il dottor Vincenzo De Laurenzi, direttore del laboratorio di biochimica. Cosa accade in questi laboratori? Sì, durante l'emergenza Covid noi ci siamo subito resi disponibili su richiesta della ASL a partecipare appunto alla diagnostica per il Covid. Abbiamo messo su tutta la parte di diagnostica, quindi di analisi dei famosi tamponi che tutti conosciamo, in particolare delle analisi molecolari per i tamponi. Siamo arrivati a fare fino a 3.500 analisi al giorno, quindi un numero molto, molto importante. In più abbiamo partecipato come laboratorio che aveva questa expertise con l'Istituto Superiore di Sanità alla ricerca delle nuove varianti, quindi abbiamo identificato le nuove varianti che arrivavano di volta in volta in Italia e quindi anche in Abruzzo, a partire dalla famosa variante inglese, attraverso dei metodi un po' più complessi che richiedono appunto il sequenziamento dell'intero genoma del virus. Questo si fa con queste macchine che vedete alle mie spalle, che sono dei sequenziatori di nuova generazione che ci permettono rapidamente di fare tutta la sequenza del genoma del virus e quindi identificare varianti diverse man mano che queste compaiono. Questa attività tra l'altro sta continuando, anche se a ritmo più ridotto perché il numero di positivi è ridotto, ma tutta Italia e noi compresi continuiamo a monitorare i nuovi positivi per vedere se per caso compaiono le nuove varianti e se queste presentano dei rischi maggiori
per l'infezione. Attualmente, per fortuna, le cose sono sotto controllo, non sembrano comparire varianti particolarmente infettive e quindi siamo tutti contenti, ma continuiamo a controllare. Da qui è stata fatta una scoperta che ha fatto il giro d'Italia. Ci racconta qual è questa scoperta? No, vabbè, come altri laboratori abbiamo identificato una serie di varianti, abbiamo fatto anche la struttura, insieme ad altri abbiamo collaborato a capire perché alcune di queste varianti erano in effetti più infettive. Professore, cosa stiamo vedendo in questo momento? Sì, questa è la ricostruzione di una delle proteine del virus, la proteina Spike, quella più conosciuta, forse più importante perché è quella coinvolta nel processo di infezione, quella che riconosce il recettore che poi fa entrare il virus all'interno delle cellule, per cui le mutazioni presenti su questa proteina sono quelle più importanti da un punto di vista di una maggiore infettività del virus. Questa è una ricostruzione tridimensionale della struttura delle proteine e quelle che vedete indicate con colorate sono le diverse mutazioni che sono state man mano nel tempo identificate. Ogni giorno se ne aggiungono di nuove e da queste strutture qui è possibile predire appunto se queste mutazioni possono avere una maggiore o minore infettività. Al CAST dell'Università d'Annunzio colpisce la giovane età dei ricercatori che sono schierati in prima linea al fronte della ricerca. Cosa sta accadendo qui? Allora, qui stiamo facendo una corsa elettroforetica per i prodotti di PCR. Quindi, che tradotto cosa significa? In pratica questo è un metodo che viene utilizzato per osservare quello che noi produciamo dopo un'amplificazione e per vedere appunto i risultati delle nostre analisi. Ricerca contro il Covid, ma anche prevenzione a partire dagli screening neonatali. Siamo con Damiana Pieragostino, professoressa di biochimica clinica. Quanti screening si fanno qui ogni anno? Qui nel nostro laboratorio arrivano circa 8.000 screening, 8.000 neonati, poi le analisi sono un pochino di più perché qui c'è proprio il cuore dello screening neonatale abruzzese. Tutti i neonati sul territorio regionale, indipendentemente dal punto nascita, vengono screenati oggi per oltre 40 malattie. In realtà 40 malattie sono le obbligatorie su tutto il territorio nazionale grazie a una legge del 2016. La nostra università dall'anno scorso ha finanziato un programma che ci ha permesso di incrementare tantissimo il numero di malattie screenate. Nel nostro laboratorio ogni giorno ogni neonato viene screenato per quasi 60 patologie, 10 finanziate dalla nostra università, a partire da una goccia di sangue che viene assorbita su un cartoncino. Per fare questo servono delle macchine altamente performanti come gli spettrometri di massa che vediamo qui alle mie spalle, che ci permettono di analizzare decine e decine di metaboliti e rapporti per fare diagnosi di queste malattie. Nel momento in cui una malattia metabolica viene identificata, si tratta di malattie rare ma succede molto spesso, questi neonati vengono messi in immediata sicurezza e viene così evitato ciò che il bambino può fare male al bambino. In modo particolare parliamo di alimentazione. Vengono esclusi acidi grassi piuttosto che aminoacidi, ci sono degli esperti metabolici che si occupano di questo e si evitano così gli scompensi metabolici notturni che porterebbero a danni neurologici gravi e a volte anche alla morte del neonato. Quanto è importante una diagnosi precoce come accade in questi casi? È importante per due motivi. Il primo, come dicevo prima, per mettere in sicurezza il neonato. Il neonato evita ciò che gli fa male, detto molto semplicemente. In questo modo può fare una vita assolutamente normale evitando gli scompensi metabolici. L'altro motivo è l'accesso alle cure. Un neonato che viene screenato presto, pensiamo alla SMA per esempio, può avere accesso alle cure, alla terapia genica e quindi evitare i danni neurologici, la perdita di neuroni e quindi evitare tutta la disabilità che ne consegue. La diagnosi precoce è fondamentale per avere una vita assolutamente normale. Professoressa Pieragostino, come si scopre una malattia rara? Una malattia rara si scopre analizzando il sangue del neonato attraverso queste macchine ad altissima prestazione. Come potete vedere qui, noi andiamo a monitorare, a guardare una serie di metaboliti, si chiamano, sono degli analiti, dei marcatori che noi guardiamo e sono in particolare carnitine e aminoacidi. Al di là della complessità di questo, la macchina ci aiuta molto perché ci permette di visualizzare immediatamente, come in questo caso, qualcosa che non va. Quando noi andiamo a guardare il profilo metabolico, le alterazioni ci fanno capire qual è la malattia metabolica e di conseguenza come intervenire e anche la velocità e la tempestività necessaria per poter gestire quella determinata malattia.
questi macchinari sofisticatissimi lavorano ogni giorno a pieno regime. Perché? Questi macchinari lavorano a pieno regime perché noi siamo la regione italiana che grazie al progetto pilota screena il maggior numero di malattie metaboliche al mondo. Quindi noi screeniamo qui nella nostra università quasi 60 patologie, includendo quelle aggiuntive. Ovviamente questo dà dei limiti, dà dei problemi, le false positività. La nostra università ha il know-how necessario e anche le macchine necessarie per poter effettuare tutti i test di secondo livello. I test di secondo livello sono dei test più complicati dello screening di base, che utilizzano macchine ancora più performanti, ma che ci permettono di limitare al massimo le false positività, così i bambini non vengono richiamati e i genitori non si agitano. Roberta Gianzante e Maria Minelli sono medici specializzandi in genetica. Dottoressa, con un test genetico è possibile scoprire anche delle cardiopatie? Sì, assolutamente. Allora, con i nostri test genetici possiamo capire se una cardiopatia, come le cardiomiopatie ipertrofiche, dilatative o delle problematiche della conduzione come sindrome di Brugada o sindrome del QT lungo, che sono spesso anche causa di morte cardiaca improvvisa anche nei giovani, se queste abbiano o meno una base genetica, il che è fondamentale sia per il paziente ma soprattutto per i collaterali, quindi per i fratelli e per i figli. È importante quindi dare una caratterizzazione genetica di queste patologie che possono in gran parte, non sempre, però avere una base genetica e quindi poi aiutarci nella gestione clinica, eventualmente anche strumentale, con impianti di defibrillatori o di ICD appunto sottocutanei che possono salvare la vita del paziente. Tutto questo può accadere anche con la lotta ai tumori, vero? Esattamente, sì. Diciamo che da noi vengono prevalentemente pazienti che hanno già avuto il tumore, per cui diciamo, è indicato fare un test genetico per vedere se c'è una mutazione genetica alla base e di conseguenza poi allargare eventualmente i test anche ai familiari, figli, parenti prossimi, oppure vengono direttamente i familiari di pazienti che purtroppo non ci sono più, deceduti già, e allo stesso modo diciamo se rispettano dei criteri specifici che sono dati da linee guida si procede anche loro con il test genetico per vedere se per prevenire ancora di più l'eventuale insorgenza di un tumore. Siamo nel NIPT, una parola che significa laboratorio per i test non invasivi di diagnosi precoce, un fiore all'occhiello del CAST che sta per entrare in funzione. Ne parliamo con la professoressa di genetica medica Valentina Gatta. Professoressa, cosa accadrà in questo laboratorio? Allora, questo è un laboratorio con una strumentazione di nuova generazione che ci permetterà di andare a fare un test non invasivo, quindi senza alcun pericolo per le donne in gravidanza, del rischio di sviluppare patologie legate al numero dei cromosomi. È un test che si svilupperà semplicemente con un prelievo di sangue che potrà essere fatto dopo la 10ª settimana di gravidanza. Allora, questo nuovo test è un test molto attendibile con una strumentazione, come abbiamo detto, di nuova generazione. Grande sensibilità. La cosa importante anche da sottolineare è che finalmente anche nella regione Abruzzo si potrà svolgere questo test, un test che in questo momento viene effettuato fuori regione, per cui anche grazie a questo laboratorio faremo un servizio sul territorio. Questo è un centro of advanced technologies and studies, quindi è un centro dove cerchiamo di mettere la tecnologia a stato dell'arte al servizio della ricerca. Ricerca di laboratorio e ricerca clinica. Quindi il concetto è proprio quello di fare un centro di medicina traslazionale. Che vuol dire? Vuol dire che dal laboratorio arriviamo fino all'uomo. E questo si vede anche perché alle mie spalle c'è il centro di ricerca clinica. C'è un centro fra i pochi in Italia dove facciamo sperimentazione clinica sull'uomo. Ovviamente in osservanza di tutto i regolamenti e le leggi che permettono questo e tra l'altro siamo certificati a livello europeo e stiamo per avere la certificazione anche per gli studi di fase 1, cioè per gli studi su farmaci che ancora non sono stati sperimentati sull'uomo. Al momento abbiamo oltre 20 studi in corso su farmaci per il diabete, per l'aterosclerosi, per le malattie neurodegenerative, Parkinson e Alzheimer, per le malattie dermatologiche, per le malattie cardiovascolari, per l'obesità. Quindi un centro che si presta alla ricerca su vasta scala e i cui risultati contribuiscono a rendere disponibili per la popolazione farmaci estremamente innovativi che cambiano la vita delle persone.
Questo ovviamente insieme alla ricerca di base che viene fatta a tutti i livelli, questo insieme all'attività che facciamo per la regione, di cui hanno parlato a lungo i miei colleghi, che riguardano la genetica, lo screening neonatale per le malattie rare e per l'ipotiroidismo, per la fibroticistica, tutte le attività di genetica e in corso di pandemia Covid che ancora non ci ha abbandonato, tutta la laboratoristica relativa allo screening e al testing per il Covid-19.